Salve amici, buongiorno, benvenuti e bentrovati sul canale Tradizioni e Sensazioni. Un abbraccio e un saluto da tutti voi. Oggi facciamo una rasatura con un rasoio che ho usato un po' qualche giorno fa, insomma, un po' di giorni fa, anche facendo una comparativa, ma ho la barba lunga è meglio usare. Andiamo subito al sodo. Userò il Fatip pettine aperto, lo guardiamo un po' di qua che forse è anche meglio. Si vede, vero? Gabba tutto quanto. L'abbiamo armato con una lama, la mostra. Ottima lama, l'abbiamo già usata anche le altre volte. Per questa rasatura andremo ad usare il pennello, ecco qui, 10108, è della Omega ed è un sintetico less brush. Anche questa abbiamo già usata altre volte, molto bello, con la ciotolina in montaggio incerto della Proraso. Userò la crema palmolive verde, che poi proprio qualche un po' di giorni fa ho visto il video di Claudio del canale La Lama e il Pennello, e che saluto con un abbraccio. Ha fatto un video della palmolive rossa. A me è andata la voglia di usare questa verde. È un video spettacolare. Chi eventualmente non l'avesse visto potrebbe anche andarlo a vedere. Simpaticamente, La Lama e il Pennello di Claudio. In calci, se ricordo bene. Bene, abbiamo eventualmente qualche problemino anche con l'emostatico, la pietra a lume. Avremo il nostro proraso verde indicato, anche questo è fresco come la crema, tra l'altro, e alla fine per l'irritazione andrò ad usare questo. Per le, come prebarba ho pensato di usare il, come si chiama? Il Noxzema bianco, che dove l'ho messo? Scusatemi. Eccolo qua, il Noxzema bianco. Ah, so che è un polivalente, ma userò l'altro come, diciamo, per l'irritazione. Prendiamo l'ufficiale, andiamo, primo step, bagnandoci il viso con acqua calda. Qui c'ho qualche problemino ancora, e anche qui devo stare un po' attento. Ed ecco il Noxzema come prebarba. Ben sapete, bagno sempre le mani per dare più fluidità, così penetra di più. Sciacquiamo le mani. Ecco qui, andiamo a prendere il nostro pennello e mettiamo la crema. Andiamo qui, lo guardiamo da quest'altro lato. La crema verde della Palmolive. E chiudiamo.
in questi giorni anche addietro, naturalmente, anche Fabio Cancilleri di Rasatura ed altro, che saluto, ha fatto un video con tre tipi di montaggio in ciotola. Naturalmente i tipi di montaggio che vengono a realizzarsi per la schiuma, da farla un po' idratata, meno idratata, più idratata, e ha dato qualche indicazione di questo. Un video molto bello, interessante, di sicuro interesse per chi magari sta anche incominciando. Che poi per il montaggio in ciotola, appunto, anche Andrea Tarenzi, che saluto anche a lui con un abbraccio, ha fatto un video utilizzando la ciotola, spiegando le motivazioni per cui potrebbero essere interessante usare la ciotola. Penso che tantissimi di voi l'hanno già visto, se qualcuno gli è saltato o magari non ha avuto tempo e gli è sfuggito andarlo a vedere, è interessante vederlo. Al di là della ciotola, molto bellina, ma il video è indicato il motivo per cui fare il montaggio in ciotola, molto istruttivo anche quello. Ecco qui, allora ci siamo, andiamo a fare la nostra bella insaponata. Questo pannello è bello morbido, però c'è sempre il fatto che, facendo la schiuma, appunto si parlava di falta la schiuma dentro alla ciotolina, evitiamo di irritare la pelle per chi eventualmente può avere questo problema. Io ce l'ho. Che comunque credo che sia un problema un po' di tutti. Bella profumazione mentolata. Bene, andiamo ad usare, mettiamo anche gli occhiali perché è importante guardare bene il rasoio. Il Fatip con il pettinamento open comb. Ecco, sempre la pelle tesa. Io la faccio cadere, è armato con la mostra, l'abbiamo già detto. E qua devo stare attento a questo brufoletto. E poi anche qui si vede che la barbera è abbastanza lunga. Bene, andiamo sul lato sinistro.
Beh, diciamo che con una barba di più giorni lo becco, che è meglio il petto in aperto. Quindi devo stare attento, speriamo. Ho fatto leggero, però. Sì, perché io lo faccio appoggiare, no? E poi è col suo stesso peso che cerco di radermi. Guardate. Ancora quanto ce n'è. Bene. Andiamo per la seconda sbarbata. Guardate quanta schiuma. Questo pennello economicissimo, funzionale, veramente ottimo. Allora, sempre con fatti, prendiamo. Di traverso. Attenzione qua. Bene. Andiamo da quest'altro lato. Me la sono cavata bene anche qua. Adesso vediamo per il contropelo se ci riusciamo a non fare saltare qualche brufoletto. C'è ancora tantissima schiuma qua. E voilà.
Qua devo fare attenzione. Andiamo a vedere se c'è qualche pelo ribelle. Però c'è, ci ho pizzicato, mannaggia, ci ho pizzicato. Scusate, faccio una sciopatina. Però si sente. Qua me la sono cavata bene, qua invece un po' mi sono pizzicata, però questo perché esce un poco più fuori. Dunque ragazzi, cosa dire? È una crema economicissima da banco e magari non abbiamo magari di molto performante, però è una crema fresca, ottima, un buon inizio per chi eventualmente vuole iniziare, e comunque è una crema che è stata usata per tantissimi anni. Parlo appunto della Palmolive verde, che poi quella rossa, che è quella buona. Ecco qui, molto bella. La Noxzema che abbiamo usato come prebarba non ha bisogno neanche lei, come la Palmolive che si conosce tantissimo, è un polivalente, ma ho preferito. Quello che invece voglio soffermarmi è sul rasoio. Il rasoio che, essendo appunto un pettine aperto, un ob e comba, per una barba che come avete visto aveva due giorni, sabato tre giorni, tre. Mi ricordo nemmeno. E il, diciamo, quello che tiene qua, il gap. È da usare per una barba un po' più lunga di un giorno, è da usare ed è indica. Perfetto. Scusate, mi sciacquo da questo. Ho tolto, bene.
andiamo ad usare il nostro bel dopo barba della linea fresca verde della Proraso. Bello rinfrescante. Il classico dopo barba estivo questo, ce ne sono tanti altri, lo so, però il dopo barba della Proraso, quello verde rinfrescante, fatto insomma insieme al Freud poi, molto bene, in virtù alle irritazioni dovute al passaggio della lama io uso il prep. E spesso lo uso anche sulle altre parti del viso. Però qua vedete sto brufolo. Beh ragazzi, che dire, innanzitutto non voglio dimenticare, perché è importantissimo, non voglio dimenticare che vi ringrazio ancora tutti di cuore, perché sta crescendo anche l'altro canale che molti di voi sicuramente si stanno iscrivendo, che io ringrazio, al canale di cucina nel caso qualcuno è per la prima volta che passa su questo canale. Saluto tutti gli amici, gli iscritti e anche i passeggeri con un forte abbraccio, ringraziando per l'attenzione che mi dedicano, e se vi siete iscritti mi fate ancora più piacere, anche un like lo preferisco se mi fa veramente comodo per far crescere un po' il canale. E un abbraccio e un saluto, come faccio anche sempre, a tutti i nuovi iscritti, che non a tutti posso dare il messaggio di benvenuto, perché non tutti hanno l'email o qualcosa, quindi diciamo che un abbraccio e grazie e benvenuti sul canale. Bene, abbiamo realizzato una sbarbata con un pennello sintetico della Omega 10108, che io poi metto sotto eventualmente a chi è interessato, il dopo barba quello verde Proraso, e naturalmente il rasoio, abbiamo usato il Fatip pettini aperti, l'ho ben armato con Monster, ma queste cose stanno sotto. Grazie a tutti, un abbraccio, se non vi siete iscritti iscrivetevi e per favore commentate, perché i commenti, se avete usato questa crema, avete qualche idea diversa per come possa essere usata in abbinamento a quello che poi ho fatto io, possono essere consigli o nozioni o eventualmente informazioni che di sicuro potrebbero essere anche di interesse di tanti. Ciao, buona sbarbata a tutti, alla prossima, ciao!